con Antonino De Marco. Ci eravamo visti qualche giorno fa proprio in Mix Zone a Chiavari e non avevi il respiro, un po' l'emozione, un po' non eri più abituato a giocare. Ora il respiro non ce l'hai per la gioia di quel gol? Diciamo di sì, dai, sono rimasto un po' a Chiavari, sono rimasto un po' dall'emozione, attratto dall'emozione, quindi sono rimasto un po' senza fiato, però oggi stavo bene, credo che si sia visto, lasciando stare il gol, sono molto emozionato del gol, però lasciando stare quello credo che abbiamo fatto una grande partita tutti, credo che nel primo e nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente e quindi il risultato credo che sia molto giusto. Allora, ripartiamo da quel recupero che ha fatto Vergani e dall'assist che ti ha fatto da Gasso. Sì, sì, Edo Vergani ha fatto una grande partita, ma come tutti penso, Daga, vabbè, non sono io che devo dire le sue qualità, quindi mi ha visto con la coda dell'occhio e ho fatto gol. 3 punti che riportano il Pescara primo in classifica, però un primato un po' amaro perché ci è stato comunicato che Leonardi ha un problema molto serio al ginocchio. Assolutamente sì, penso che per adesso siamo contenti di star primi, però molto più tristi perché Leonardi si è fatto male veramente, quindi siamo molto dispiaciuti e spero che recupera presto e questo gli auguro. Ha raccontato che si è fatto? Ha detto che ha sentito crack subito al ginocchio e speriamo che non sia niente di grave, però dalla sua faccia sembrava molto preoccupato. Gli auguro una pronta guarigione subito. Chiedi un po' più spazio a Antonino De Marco? Assolutamente no, io come ho detto l'altra volta, quando il mister ritiene di farmi giocare io mi faccio trovare pronto. Se il mister ha bisogno di altri che in questo momento sono più pronti di me, io l'accetto, aspetto il mio momento e quando sarà il mister mi metterà, però in questo momento non chiedo assolutamente niente, non chiederò mai niente. Auricolare per te perché c'è lo studio per Antonino De Marco. Beh, un parlare devo dire da giocatore di livello, complimenti De Marco. Allora Fabio. No, una curiosità, io e Massimo prima quando rivedevamo l'azione del gol, a noi è sembrato che l'assist non te l'abbia fatto da Gasso, praticamente è venuto da una scivolata del loro difensore, non so se tu essendo molto più vicino hai notato la stessa cosa che sembrava vedersi dalla TV. In questo momento ti dico che per me l'ha passata da Gasso, però anche perché quando ho visto la palla arrivare non ho pensato ad altro, né chi l'ha passata né chi l'ha toccata, quindi cioè, in questo momento mi ricordo che l'ha passata da Gasso, poi non lo so. Un'ultima domanda? Meglio. Tanto Bentivegna ti sta dicendo qualcosa. Un'ultima domanda, almeno strappiamo un sorriso, una serata comunque triste. Per carità, succede nello sport, però ci dispiace tantissimo per Leonardi che è un giocatore fondamentale in questa squadra. Ti volevo chiedere, Antonino, insomma, io credo che questo inizio di campionato abbia detto una cosa importante. Questa è il Pescara ha dimostrato di essere squadra anche questa sera, no? In una partita complicata, no? Sotto tutti i punti di vista, perché comunque di fronte c'era una squadra organizzata. Avete dimostrato di buttare il cuore oltre l'ostacolo, non sono frasi fatte, no? Uno spirito di corpo eccezionale e una grande condizione fisica che è lievitata come sempre nella ripresa. Sì, assolutamente sì, penso che abbiamo fatto una grande partita contro, come hai detto tu, una grande squadra, una squadra organizzata. Penso che, ripeto, il risultato per me sia giusto perché non abbiamo rischiato niente. Nel secondo tempo abbiamo attaccato molto di più. Penso che il risultato sia giusto e basta. Ti chiedo una cosa perché sta arrivando anche Edoardo Vergani, quindi ti salutiamo, se ci riesci a dire se hai visto cosa è successo sul gol subito, una serie di rimpalli, Pellacani a terra, non è riuscito Brosco a rinviare. Ho visto la palla in mezzo e credo che ci sia un mezzo fallo su Pellacani, però l'arbitro a quanto pare non l'ha visto e abbiamo preso gol.